presenza del sindaco Luigi De Magistris e dell'assessore allo sport Ciro Borriello, sono stati riconsegnati al termine dei lavori di ripristino funzionale e riqualificazione due campi di calcio a 5 all'interno del parco Corto Maltesi in via Ugo Pratta a Scampia. I lavori erano cominciati lo scorso novembre ed erano stati sospesi a causa dell'emergenza Covid. La riqualificazione, realizzata grazie all'assessorato allo sport del Comune di Napoli, ha avuto un costo di circa 80.000 euro. Per entrambi i campi, che sono stati immediatamente messi a disposizione dei ragazzi del parco, sono state realizzate le nuove recinzioni, le reti parapalloni, le pavimentazioni in erba sintetica ed installate le nuove porte per il calcetto.